Ok, stavo scherzando. Alexa, stop. Ok, benissimo, benissimo. Direi che possiamo finalmente partire oggi con tante novità, tante sorprese, ma prima di tutto, intanto vi auguro intanto benvenuti, benvenuti sul canale. Ma prima di tutto, io sono Jacklone Bugs, uno variety streamer soprattutto di videogiochi che porta contenuti divertenti per coinvolgere la chat con tanti minigiochi e momenti epici da condividere insieme. Perciò spero che anche oggi vi divertirete. Andiamo avanti con Virtuous Last Reward, scusatemi. Andiamo avanti con Zero Time Dilemma, che è quello dopo Virtuous Last Reward. Perciò mandiamo la palla alla regia per andare a terminare il gioco, che manca veramente poco, ma non è una cosa così per dire, è vero. Manca veramente poco. Reality! E non è un reality. No, me la fammi vedere tutta la scena. Vabbè, vediamocela, perché se la fosse persa la volta scorsa. あれ、Arre. なんでなんで。僕だけしか。じゃあ、cos'è? Dice. おーい、ミラー、Tanto non li trovi. エリック、Non sappiamo dove sono andati. Sono andati. 現在の死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、ジュンペイ、 Q Quanta チーム、gente, エtutti リック、 morti. È morto D チーEric. ム、ダイアナ、ファイ、シグマ。以Ha 上、vinto7Mira, siamo名nello が死亡scenario しche ha ました。vinto Mira. そんな。È fuggita Mira, esatto. E なnoi お、siamo rimasti bloccati X ドdentro. アは開放され、その後速やかに閉鎖されました。Vediamo come脱出va. の成功者はミラ。嘘だ。No, deve essere una bugia,嘘dice. だ。Deve essere una bugia. Usoda, ciao これにて Mattia,死者salve, ゲームvecchio は mio.終了となります。Siamo all'ultima お scena疲vista れ様l'altra でした。volta. Dai che oggi forse finiamo il gioco. Se non finisco oggi, lo なんfinisco でだgiovedì. よ。Come va Mattia? Guarda la どうして。top. Va che roba pazzesca la死ぬの。top. Mattia, Mattia. Tutto bene stamattina? C'è anche la boss. Visto quanto sei salito, Mattia, ieri. Sei arrivato. Sei già ottavo. Sei già ottavo. Grandissimo. Tanto vediamo la scena. Vediamo la scena. Si ricorda tutti quei morti, tutta quella gente morta malamente, ma che strage. Già. Boss fight allora, come ha chiesto Lea, facciamo la boss fight. Tutto a posto, benissimo, benissimo. E vediamo come va oggi. Domani si torna su Resident Evil, che è più crudo ancora di questo. Non so, ma anche questo è horror. Benissimo, benissimo, vediamo un po' come va. Ecco, questo qui è Q. Cioè, cos'era tutto quello? Perché ho visto il team C e il team D? Dicevo che questa è la scena che ci rivela chi è Q. Dice, perché sono vivo? Ricorda di essere morto, lui ricorda di essere morto. E allora dice, perché sono vivo? Bella domanda. Vuoi veramente sapere, gli dice lui. Computer Dome. Siamo nel computer dome, esatto, siamo nella zona del computer praticamente. E quindi? Di che si parla qua? Che bella sala, tutta bianca. Eccolo, finalmente, faccia a faccia con Zero, il cattivo del gioco. Ce l'abbiamo finalmente davanti a noi. Tu mi detesti, vero? Puoi uccidermi se lo vuoi. Oh, good afternoon, Mr. Jack, how are you today? I'm so happy, Reese, I'm so happy. Oh, you have a new emoticon, Christmas tea. Thank you so much. Thank you so much. I will give you something Italians do it better. A pizza for you, Reese, a pizza for you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. It's animated, yes. Are you ready for this? I have two animated, they are the Flowey from Undertale and the, as I call, the Dancing Gallina, the dance, chicken dance, basically. Ok. And we are, thank you, oh, don't worry, it's just virtual, just virtual. We are going to discover who is Zero. Zero is the villain of the game, and we are going to discover who is. As you can see, Yokaro. Q is
Full of clones, full of clones. So many clones of clones. Oh, thank you for the gallina, thank you for the gallina. Thank you so much. Spare bodies. Have you already finished working? Are you going live later? Okay, I don't want to say. Thank you. Oh, don't worry. We are just a few right now because I started 8 minutes ago. But don't worry, Reese. I'm so happy to have you here. I'm so happy. I'm still working, but I'll be out tonight. I'm going carol singing. Oh, I love carol songs. I love Christmas songs. They are great. Do you know I am a musician, right? I play piano. As you can see, I have a piano board there. It would be fun to play something together, but I can't sing well, so I only play. Just give me a moment. I want to try something. Okay, Let's see. I would like you to see you play, maybe even now. Okay, even now. There is never a better moment than now. Okay. Okay, just a moment. I don't remember them. I used to play it the Christmas Eve, you know, the Christmas Eve. I used to play them. No, those songs. Let's see. I have to improve them. I have to try before I'm better than this, you know. So for now I will skip and I will try. I will try again in the next days. I want to play something, you know. But I never touched for so many years. I really like your Christmas animated emoticon. So great. This is my heart. Ciao Murino, come stai? Ciao. Che bello vederti. Ok. Per tua fortuna ti sei persa a me che suonavo male Jingle Bell, meno male, ti sei persa che suonavo su pianoforte. C'è molto di meglio. Ah, visto che sei tu, no. Thank you for playing, don't worry Risa, I'm so happy when I play. Mi dispiace, ti ho traumatizzato. Ok.
Il suo Oscoleshon. Lo stesso tuo nome. Demo Sorewa. Stiamo rivelando intanto la vera Sephiroth. Quello è pazzesco. Invece mi limito ad avere un Claude qua. Oh, dove è finito il mio Claude? Sonanda. Che cacco poco. Tada un programma de. Quello corada non ha cani. Che traumatizzato, trovato il momento adatto. Preferisco lui, Preferisco lui. Claude Strife. Mitico Claude. Presa Milano a un euro, credo. Un solo euro a Milano. Ce l'ho da anni. Allora, ci sta raccontando Zero. Un secondo. Dice: hai mai considerato che gli umani siano come questi computer? Non tutti gli umani mantengono la loro coscienza all'interno del loro cervello. Magari esiste una dimensione alternativa e potrebbero pensare da lì. E portano i risultati con input al loro cervello. Ci sta spiegando il mistero del pensiero. Se è vero, non ci sono contraddizioni. Siamo davanti al cattivo del gioco. Che è questo qua, il mitico cattivone. Il tuo corpo non riconosce i comandi. How many years you play? I started at 12. No, before I had the, you know, the kids piano. I have it here, the kids piano. Just a moment. It's right here. This one. I started as a kid and I never took lessons at the time and I understood that I was able to understand the music. Oh no, it's not working. The batteries. By the way, I started with these and after that I got to a piano teacher and it was crazy to understand music. It was great. I always loved music, so I wanted to play. I also tried the guitar. I have guitar and electric guitar, acoustic guitar and electric guitar in my house, but I'm terrible with guitar. I'm terrible. And I played with my friends, one with guitar, one with a flute, you know, and one with the batteries. Incredible. I really love batteries. Ah, so awesome music. Oh, same with me. But I really think my dad drums, exactly, no batteries. Battery is a crime, but in Italy we say battery, not drums. Yes, drums, hai ragione, Rino. Dicevo battery è una brutta cosa. Play drum, really? Oh, they are amazing. I have my friend, oh, amazing with drums. Ciao Coin, it's the big one. Coin is also, is going to be a football coach is going to become the football coach of Cesena is going to become the new Champions League wearer. No, sto scherzando. Ok, ciao Kilgar, come va? Stavo suonando un po' e ho suonato anche male. Ok, Sekiro, grandissimo, ovviamente. I will show you my letter. Yes, when you want. I really want to improve myself because I was without keyboard, without piano for I think at least 4 years or 5 years without a piano. My piano was gone at all, and then I got a new piano this year. Besiktas, che in realtà è senza allenatore, fantastico. I want to show you something like classical music. Just a moment. Because if I listen to the music in the game, I will never understand how to play. Fine. Just a moment. Yes.
comunque era per dimostrare appunto che ho fatto un po' di musica classica, impostazione. Mi piacerebbe prima o poi riprendere e migliorare, to improve myself, come diciamo noi. Ok, benissimo. Comunque sia, vado avanti col gioco. Scusatemi ragazzi se ogni tanto... Salve Maria! Come Maria? Dov'è Maria? Chi è Maria? Maria? La salve Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ma che ho letto salve? Ma io non so cosa ho nel cervello oggi, veramente, mi scuso. Se oggi faccio degli errori colossali, colossali, ma... Quando suono mi emoziono, mi emoziono. Ave Maria, sì, Schubert, scritto S-H-S-C-H, Hubert, ecco qua, mitico Schubert. Ok, va bene, andiamo avanti, ho perso un po' di tempo ma mi sono divertito. Avanti con la, avanti con la trama, stavo accompagnando il tuo brano. Ah, cantava, Glory Noah cantava. Bernabol. È ancora l'emozione per Nardi. Sì, vero. Ho visto oggi... Vabbè, Coin ci stava mostrando una incredibile non parata. Cioè, l'azione, gli avversari attaccavano e Nardi è stato lì a guardare. No, mica male st'azione. Se la guardava in prima linea dalla porta, stava lì tranquillo. Loro attaccavano, lui guardava. Mica male, un gran portiere. Ma col balletto che noi sappiamo o lì che non c'è abbastanza freddo. Rinoa, fai balletti? Fai balletti, io non so perché Rinoa me l'immagino come Quistis che va in giro con la frusta a colpire a quelli che fanno degli errori, tipo, beh certo, il mio Final Fantasy preferito è il 6 e lei, pam, lo colpisce, no, mi piace Final Fantasy 10 secondo, pam, lo colpisce di nuovo, è incredibile, io ce la vedo così, Blue Rinoa che va in giro come Quistis ad allenare, a insegnare, sì, quale Final Fantasy detto che ti piace? Il 10 è bello, va bene. Ma mi piace anche il 10 secondo. Pam, colpito. No, stavo dicendo, volevo dire l'8. Un errore. E boh, e lì veramente dimostriamo. Mi dissocio dalle scherze. No, intendo un'insegnante seria. Non stavo insinuando niente, stavo dicendo che se un insegnante... Oh my god, Mogami! Thank you so much! Mogamin! Oh, thank you so much! I can't believe it. Grazie. Thank you so much. This is from Coin. Thank you, Mogami. Thank you so much. And by the way, I heard your pronunciation in Italian is amazing. You are getting even better day by day. Thank you so much, Mogami. Thank you so much. I can't believe it. Andata Kilgar, mitico Kilgar. Ok. Grazie davvero. Thank you so much, Mogami. Ok. Ciao Kilgar, mitico Kilgar. Ok. Enjoy the Metal Gear. Stesse cose. Ah, abbiamo anche un Souls. Thank you so much. Ciao Mogami! Merhaba! Se si dice così, Coin, si può dire merhaba per salutare? Is it correct to say merhaba? Is the correct pronunciation? Ma? Ciao Coin! Tada no supporto yaku nara. Mere ni shitagau dake no tanjin no robotto demo yoku. Marhaban! Ok, scusa. Marhaban. Ok. La corretta pronuncia. Kanjitakattanoda. Ano shounen. Mogami is from Saudi Arabia. Riz is from Wales. Wales. The one we call Galles. Wales. Hanashi wa ijou da. Chotto matte yo. Noi tutti siamo italiani. Kore kara kimi ni wa yatte morawa nakereba naranai koto ga aru. Ok, ce la facciamo qua. Vediamo cosa succede. Game da yo. Che bella la tua emoticon animata, Riz. Che bella. Game sore wa. Grazie tanto. Grazie tante. Thank you so much. Kimi wa reigai teki na sonzai da kara. Ok. Domani, tomorrow, Resident Evil 7, l'ho iniziato ma ho fatto fare dei jump scare ieri. Io non sono uno che salta, ma salto, in quel gioco salto anch'io.
Incredibile, veramente. Premere il pulsante o non farlo. Push the button or don't push. What we are going to do. Ok, già stasera. Because it's an interactive thriller, Riz. It's an interactive thriller. We have to choose what to do. If we choose the button or we don't choose it. Push, push, va bene, Rinoa. Push, push. Push it to the limit. Eccolo qua. Memory, personalità, and you think you have sense. Wow, che gioco. Gli algoritmi determinano le azioni che sono inserite dentro. Tra l'altro, ragazzi, l'avete visto Squid Game? Molti dicono che Zero ha una voce simile a quella del frontman. Il frontman è il personaggio mascherato, misterioso di Squid Game. C'è una copia di te, vivrà per sempre quel mondo creato per essere una copia esatta della realtà. È un mondo virtuale, farlo vivere in un mondo virtuale. Non saprei mai che è falso. Push, push. Ha la voce modificata, esatto, esatto. Ha quella roba che modifica la voce. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio vedere un'altra cosa. Arrivo subito, Just a moment, please. Ok. Original no kimi ga nokori tsuzukeru koto ni naru. Original to kopi no chigai wa nai. Ryousha no data wa kanzen ni onaji. 1 bit no kurui mo naku. Oh, T-Bot! Thank you, T-Bot! Thank you! Thank you so much, T-Bot! Oh, thank you for the tea! Thank you so much! もう一方は現実世界に残り続けるということだ。じゃあもしもボタンを押さなかったら。スパイ、セラとオーロナイトマスク。You know、セラとオーロナイト。Thank you so much, T-Bot. Thank you so much. I'm the bot for Mr. T. I am the bot. He's the best bot. The best bot. Thank you so much. Roar! Ok, vediamo cosa succede. Dobbiamo scegliere di premere il pulsante, perciò. O non farlo. Okay. Push, push. Il tuo destino ti ha dato 3 possibilità. Push the button. Never seen you before. No, it's the surprising T-Bot. No, boss fight. Thank you. Mogami. Button osazuni. Kanzennaru shi. T-Bot. Tadashi. Tadashi. Ataerareta sentakushi wa 2 shika nai. Button o press the button or refuse. Sore dake da. It's so surprising. Doshiru, cosa farai? You have 10 seconds. I not see you, Riz. I think the bot has a robotic voice, you know, like Mecha Ganesha, like Mecha Ganesha in Smite. Push the button. Premiamo. It's time. 3, 2, 1, let's go. Gone to your room, T-Bot! Go to your room! No, I really like... No, I really like T-Bot. He's a nice guy, he's a nice guy. Ok, we have pushed the button, so something is going to happen. Sean, 729, 729, 729. Is because they are all clones. Ciao, T-Bot! Ciao! Ok. Alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie. Ok, oh no, cosa è successo? Voglio il finale. Why I have a lock? I want to see the ending. I want to see the ending. No, I don't have the ending. Into virtual space? I can? Yes, I can! Yes, I can! Oh, oh! Into the virtual space. It's one of the ending of the game! Thank you so much, guy! Thank you so much, everyone! Okay. Oh my god! Sean! Sean! Oh
Sean, sei sveglio. Oh my god, is completely gone now. Mamma. Ok, mamma. Sono così felice, Sean. Ah, lui pensa di essere guarito da una malattia mortale, poverino. Piccolo Sean. Stai bene? Penso di aver avuto un brutto sogno. Ha incontrato i suoi genitori, può andare via. Andremo a visitare. Ok. È un finale felice, ma è finto, Arigato. Arigato. Il cibo è pronto. Be sure to eat it. Mamma no meat pie da. Mashed potato to peanuts butter to celery mo aru. Yatta! Non so se l'avevo fatto lo shoutout a Kilgar, ma mi raccomando, Kilgar è fantastico, ragazzi. Fantastico. Oh mio Dio. È la console che volevo, il mio Nintendo. Okay. Tutti i libri che volevo leggere. Reserve reward. Papà, mamma, thank you so much. Ecco qua, grazie mille, papà, mamma. Ok, gli hai dato la console, com'è felice. Eccolo qua, Sean. Ho tanti amici, posso leggere tutti i libri che voglio in biblioteca. Ma è un finale finto, è un mondo virtuale, lui non esiste davvero, Blue Rinoa. Cioè lui è veramente morto nella realtà. Quindi, è un mondo virtuale dove lui è vivo. Sarò il bambino più felice del mondo. I gotta be the world's luckiest kid, happiest kid. Beh, lo so, è triste. It seems a happy ending, but it's really terrible ending. Because happy end, it's not. Because he's really dead, by the way. So, it's not really alive. It's a virtual world where he's alive. Ok. And, oh, thank you. I'm a flower. Flowey the flower. Per chi ha giocato Undertale, e non so se sono tanti, ma è un capolavoro di gioco Undertale. Veramente, veramente bello. Undertale. Vediamo questo finale, invece. Cos'è? Musica triste? No, sad music. Zero. Perché sono da questa parte? La gallina ballerina. Mi vedo. Io sono una versione identica di me che vive una vita felice. Ma perché io sono qua? Perché lui è l'altra versione che è rimasta, poveraccio. Ho una vecchia storia da raccontarti, gli dice. Cosa gli racconta? Un vecchio è un bambino con una malattia incurabile, si è incontrato all'ospedale. E lui, scommetto che lui è il vecchio. Il bambino leggeva sempre i libri sopra il suo livello. La maggior parte della sua vita giovane è stata confinata a un letto di ospedale. Ah, però ci spiega chi è Zero. I libri erano i suoi soli amici. Il ragazzo aveva un'abilità speciale. Era molto dotato, ma non quello che pensate voi. La sua abilità era rispettata dall'anziano. Ciao Andre, siamo in un finale tristissimo. Abbiamo appena visto happy ending, ma è tutto tranne che happy qua. Non possiamo dire che è veramente felice, cavolo. Ci sta raccontando della malattia di questo ragazzo, Sean. Il ragazzo gli disse che la sua malattia sarebbe stata curata e avrebbe accettato un lavoro. Tuttavia, un lavoro per l'uomo anziano. Ciao Andre, la vita è ingiusta, life is unfair. Il percorso per il futuro del bambino si è chiuso dopo una varietà di coincidenze. Il bambino rideva. Non ha mai dato colpa a nessuno. Ha sempre accettato il suo destino. Cavolo, sei triste. Non si è mai arreso.
Non ha rinunciato alla... rinunciato alla vita non significa rinunciare ai suoi sogni. Come stanno? Oh, Italian! Come stanno tutti? Thank you so much, Riz. How are they? Come... Beh, potete rispondere, ragazzi. Rinoa dice felice, faccia felice. Io faccio la faccia di chi vede i server di Riz. Smite servers are not working from this morning. I still get trying to get my gems and they don't work. They don't work. Ok, andiamo avanti. Mani. Non mi salva. Ok, andiamo avanti. Prima di morire ha condiviso questo con un vecchio amico. E quel sogno è finalmente Yoyaku. Silvi, grande Silvi, grande Silvi. Questo computer quantico contiene un infinito numero di possibilità. Permettiamo che qualcuno possa operare quel programma. Potrebbe perfino attraversare l'universo. Ma veramente? Attraversare l'universo? Mi devo segnare sto numero, ragazzi. Mi devo segnare sto numero. It's a secret number. Secret number. Ok. Carta e penna. 6 6 1 4 4 0 ah, 6 1 4 0 4 0 9 1. Ok. Secret number. Ok. Probabilmente il codice che ci serviva. The secret code. Okay. Cos'è? Ricordati quel numero. Arriverà un momento quando ti sarà utile. Lo so. Ci serve, ci serve. Ci serve. Ah, che bello il cagnolino. Masaka. Masaka, no way. Il codice. Stiamo per vedere la faccia di Q. Ma ci deluderà un po', visto che ha detto che non è più lui. Com'è la sua testa? Oh, face reveal! Face reveal, no. No, non ha la faccia. È senza faccia. Mi ha ucciso. È un computer. È un computer, it's a robot. Domo arigato, Mr. Roboto. Come diceva la canzone degli Styx. Che è un brano che io adoro. Domo arigato, Mr. Roboto. Ok, Alexa, suona Domo arigato, Mr. Roboto. Dai, mamma. Shinderu. Domo arigato, Mr. Roboto. Alexa, suona Mr. Roboto. Ancora another choice. Mr. Roboto, vi assaggiate music. Dammi la music. Non è questa. Alexa, stop. Non so cosa mi sta succedendo. Scusatemi, è impazzita facendomi qualcosa di strano. Nani! Nani! Oh, boss fight, Andrew, ok. Boss fight. It's easy to boss fight. It's so easy to fight a boss. Okay. We are going to skip everything. Okay. We're going to skip everything. Non premiamo, don't push the button. Thank you, Riz. Thank you, Rinoa. Grazie, Rinoa. Grazie, Coin. Grazie, Riz. Ok. Grazie, is the thank you. It's the classical Italian thank you. Oh, vediamo cosa succede. Non abbiamo premuto, non andiamo nel mondo virtuale. È la tua decisione. Allora. Sì, Sentaku, decision. Inda. Inda, tutto bene. I just want you to end it. Voglio solo che tu la finisca. Soka. Ok. Dewa owakare da. Addio. Farewell. No. Povero Q. Ce l'ha bruciato. Diceva, è una tua scelta. Deletion complete, deletion complete, deleted! No. The dog is Gabby. Ok.
Zeus e Strack again. Nidhi is linings. Is linings. Damn it. Is linings. Yes. Zeus is terrible. Oh! I am my sister. My sister wise. Sister wise. Okay. We are going to input the super code. Super secret code. Come le giri, finisce male. Ma muore sempre o vive in un mondo virtuale. Con una felicità. Yes, the cat. It's the super cat wise. It's wise, Micha. Ok. Kill button, kill. No, ho sbagliato. Non è questa. Sorry. Ok. Ok. Cat cam. Forever. Cat cam. Sto sbagliando tutto. Ok, Micio. So, Micia, brava, eh. Ok. Flowchart. Global flowchart, scusatemi, C'era. Kill button, no. Ma dov'è? Ma sapete che non lo trovo? E se questo... Ce n'era uno dove si inseriscono i codici, non me lo fa fare. Mi sa che devo farlo, vabbè, facciamolo, dai. Vediamo cosa succede. We are going to kill everybody. Lukulu del gatto. No, schifo, non posso. Press the button. We are going to kill everyone. Your choice is made. It's going to be a rock time for everybody. By the way, wise. Ok, wise la gatta. なるほどね. Oh no, this is Poofy, no, it's not my cat. It's Poofy. お前が殺したのか。これで助かったってことになるのかしら。だけど他のチームのみんなは。You can see it's her. お前が殺したんだ. Hai ucciso tutti. C-team. Stanno per morire. No, l'abbiamo fatto insieme. Per sopravvivere. Non c'è altro modo. Moriranno tutti. Everybody's gonna die. Ti ho detto di non prendere. Cosa stai dicendo? È stato lui a dirgli di prendere. Eric ha omoikiri osumori datta janaika. Devi premere il pulsante. Tu hai fatto. Si accusa. It was your hand. You push it. Hai fatto una decisione saggia. Hai sacrificato le vite degli altri per continuare la tua sopravvivenza. Zero. Natural human reaction. È terribile, ragazzi. Non c'è colpa data in voi per questa decisione. You would like to get out of here immediately. Dovete dormire. Nemure vuol dire dormire in giapponese. Nemure. 19:29. You have done exactly as I commanded. The memory lost drug will not be injected into the three of you. Ok. Moriremo tutti. No. Non posso farlo. È lui che ha premuto. È lui. It would be inconvenient to forget you caused the death of others. Pazzesco. Gli vuole far ricordare che hanno ucciso tutti. I didn't kill anybody. It was only watching. Papà, stavo solo guardando. Perché papà? Al trauma sto ragazzo. Il trauma del padre assassino. Chris non ha fatto nulla di male. Suo fratello. Sono io che... Papà, perdonami. Perdonami, papà. Please forgive him, then. Ah, perdonalo. È freddo. It's so cold. The water was so cold. Sogni piacevoli. Pleasant dreams. Povero ragazzo, però è distrutto. Psicologico. È disturbante, sto gioco. È molto disturbante, come avete visto.
Cioè, gente che ha traumi. Lei è un'assassina e strappa i cuori alle persone. Lui è un ragazzo che suo padre gli ha ammazzato il fratello strangolandolo e lui ha dovuto buttarlo in acqua e quindi ha dovuto sbarazzarsi del cadavere. Non è piacevole. Abbiamo una sola scena. Okay. Oh, il cagnolino, il nostro Gabi. Il nostro Gabi. Per forza crepano tutti. Lo so, EQ non esiste. EQ è una entità connessa al computer quantico, quindi... Tutti... Ecco, guardate che sorpresa. Dove siamo? Sta per succedere cose brutte. Bad thing is gonna happen. Are gonna happen. The contamination room. Watashi-tachi. Presa da so... Più o meno. No, è il suo giapponese. Il suo giapponese. Lo dico sempre, enigmista giapponese. Tascani. Ecco, non sanno che cosa gli succede al risveglio. Abbiamo premuto un pulsante che li uccide. È lo stesso per te. Si ricorda di aver già visto qualcosa. Lo senti anche tu, dici. Non solo lei, lo sento anch'io. Quel pulsante è molto importante, sì. Vi saluta la gatta, ciao. Maybe we lost our memories. Abbiamo perso i ricordi. Che brutta sorpresa. Allora cosa succede? Arriva Zero? O no? Acido fluoridico. Con soluzione di idrogeno. Si sono sciolti, quindi non penso che li vedremo. Non li vedremo più. Si sono sciolti. Sapete, no? Quando l'acido scioglie perfino il vetro. Fluoridic acid with a solution of hydrogen. Ok. As they say. Oh, guarda, il nostro protagonista. È chiaramente Carlos. Is a Jill sandwich. Per citare Resident Evil, Jill Sandwich, sorry. Ok. Nani. When Q pushed the button, he killed everybody. He killed everybody except his team. And they won the game. They win the game. They are winning, at least. Cocoa? Questo lounge! Soieba Tashka. Appena in the decontamination room. Non vi dimenticherete di aver causato la morte degli altri. Soda. Poku. Dead button. Quel pulsante. Boss fight, se volete. Annunciamo i morti. C-Team, Carlos, Akane, Junpei, D-Team, Diana, Fi, Sigma. Questi sei sono morti. Kokaishimasu. Dream, Key. Devo segnare le password? Allora, Dream, Key, Quark, Mom, Dear, Arm, ok. Abbiamo segnato le password. Dia, arm. Adesso devo inserirle. Ijodes. Ok. Sono. Uso daro. Minna. Tutti. Minna. Tutti. Everyone. Bellino, pazzesco. È anche molto filosofico, Lori, no? Molto filosofico. È molto disturbante, ma filosofico. Top. Grande Mattia. Mogami è saltata su. È saltata con la sub. Mamma mia, thank you so much. Incredibile. Dice: no need to blame yourself. Non c'è bisogno di incolpare te stesso. All you did was make the right choice. Tutto ciò che hai fatto era la scelta giusta. Demo, ma. But. Ikara. Forget about it. Ecco qua, we need to focus. Six password. Abbiamo sei password, andiamocene. È tempo di mettere le password. Chotto torimidashichatta kedo. Kangaete mireba mashi datta kamoshirenai yo ne.
Boss, boss. Non ti ho sono. Molto zaino. So che siamo in pericolo in questo gioco. Stasera è pericolo. In pericolo. Game da Nandate, voto sarete da credo. Siamo stati costretti a ucciderci. È solo un voto di premere un pulsante. Esatto, esatto. Okay. Sto cercando dove ho messo la password. Okay, siamo stati messi a dormire. Boss, yes, it's a boss. No. Already did. Ah, the gallina ringraziata. You know what is the gallina. It's this one. LOL. We tanked the gallina so many times and she wants to kill everyone. Come in Zelda. Zelda Ocarina of Time. You are going to put each other to one. Memory of one is gone. Quindi arrenditi, non dobbiamo parlare. Let's get out of here. Sone. 私たちも Matte! 一人忘れてるよ. By the way, Riz, how difficult is to speak in received pronunciation? You know, the Oxford way of speaking English, the properly way of speaking English. Is it difficult to learn to pronounce it as the received pronunciation? Do you think it's difficult to modify the voice to the right accent? To the right progressive pronunciation. I heard the broomy accent. It's amazing, the broomy. The one from Birmingham. It's like the Sleeping Beauty problem. La sposa addormentata. È un paradosso famoso. L'esperimento comincia di domenica. Il soggetto viene messo a dormire e una moneta è lanciata. Se ste testa, il soggetto si sveglia lunedì e gli viene chiesto una domanda. E a chance a rattle, yes, really hard. And that's it. Ma dice, se esce testa, le fanno una domanda e la mettono a dormire. E se coda? Woken up on Monday. La stessa cosa. The same thing. That's just the same as that. Mi trai in Yorkshire. Yorkshire, oh, I would love to hear you speaking in different accents. You know, it's so difficult. Like when I do the Italian, you know, the American Italian, you know. Capisce. I am from Italy. I'm italiano. I like pizza. You know the American Italian accent, but I don't have it for sure. Oh, Liverpool. And the Brummy. I heard it on YouTube. There is a channel who speak different accents from England. それだけ。それだけ。それのどこが難問なんだよ。コインが表だった確率なんて。50-50 Quando ti viene chiesto, ci sono tre posizioni in cui puoi trovarti. The coin was head, è lunedì. È test del lunedì. È coda del lunedì. È coda ed è martedì. Quindi non sa uno quando si trova. La possibilità che esca test è uno su tre, no? Assolutamente. Non penso. I don't think so. It's a coin. Vedi coin quante volte ti chiamano oggi. 50-50. Se compare testa è la stessa cosa. Si ripete mille volte. 10.000 volte.
質問、ウェイ、クエスチョンズ、リップメモリーズ。レ、ウェイ、クエスチョンズ、リップメモリーズ。あ、マジか。それでもやっぱり表が出た確率は1/2の1かな。そう考えてみると、なんとなく裏の可能性の方が高いような気がしてくるでしょ。確かに言われてみれば。It's my wise。 で、本当のところはどうなんだよ。本当も何も答えはまだ出てないのよ。学者の中でも2分の1派と3分の1派で意見が分かれてるの。いわゆる未解決問題ってやつ。へえ、よく知ってるな、そんなこと。たまたま本で読んだのよ。輪廻転生に関する内容だったんだけど、 同じテーマを孕んでいるとかで。輪廻転生が。メテンプシコーシ、メテンプシコーシ、non è la reincarnazione。記憶を奪われてから目覚めるのって、生まれ変わるのと同じじゃない？ああ、capito。dice se metempsicosi è la stessa cosa, quando tu rinasci non hai più i ricordi della tua vita precedente, dice. La stessa cosa, un problema non risolto. ああ、そっか。お、そうな、シビル。オブビエント。うん。per chi ci crede。俺はあんまり。For the ones who believe in信じてないの。てか、there is no real need。あるとは思えなくて。だって生まれ変わった時には全然記憶は、全部さっぱりとなくなっちまってるんだろ。え、i ricordi precedenti non esistono。allora la metempsicosi non serve。 記憶がなければ。その記憶リコーディ、qual è l'obiettivo。じゃ。人は誰だって、子供の時のこと完璧には覚えてないでしょ。それどころか、一月前に何をしていたのかさえ曖昧だった。なら、子供の頃の自分や、一月前の自分は意味はないってことになる。I don't know。ああ、うん。 つまり、自分というものの構成要素として記憶が本当に重要かって話だね。No。じゃあ、何が重要なの？さあ、何かしらね。Non lo so。Tu mi ce lo sai? A lei non gliene frega nulla. Non gliene frega niente la gatta。残念だけど、これ以上はどうにも。 諦めるしかなさそうだな。ごめんね。ごめんなさい。仕方がないわ。できるだけのことはしたんだもん。Did everything we could。さあ、come on、let's go。ce ne andiamo。Quindi devo inserire le password。OK。Se le trovo。Ok。 Drink key, quark, beer, harm. Ok, è il nipote di Tenmyuji Junpei. Poi abbiamo mom, dear, ovvero cara, e arm. Andata. Finale. C'è la boss fight se volete, eh. Boss fight. Yoshi, hiraita-so. Già, ikimashouka. Ikimashouka, si andiamo. Oh, grande coin. Comunque coin, quante volte hanno nominato te nel gioco? Continuano a dire coin. Mi dico coin. Io non vengo, dice. I'm not going. I can live in behind. No, il cane. Ma cos'è? Perché? Why? Sentito. No.
È rimasto dentro, povero cuore, povero Q. Quasi mi cuore che era il bambino del gioco precedente. Eccolo qua. È rimasto col cagnolino. Ho deciso che sarei rimasto qui. Mi chiedo perché. I wonder why. E wonder why don't tell me. Non ho ricordi del mondo esterno, ma non voglio andarmene. Ho fatto la scelta giusta? No. Or it was the wrong one. The wrong one. The wrong one. There must be hit. Sodane. 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 Vuol dire ok. È corretto? Ma comunque è rimasto all alone until the end. Poveraccio. Game over. Of course, game over. Va bene. Si va avanti. Adesso. Abbiamo una nuova stanza. Fatemi vedere. Sono bloccato al momento. Qui è bloccato. Ecco qua. Arancine 10 secondo. È dedicato a Rinoa, il nemico. Arancine 10 secondo. Arancine 10 secondo. Che boss. È come Final Fantasy 10 secondo. Circle of Fate. No, non posso andare avanti. È bloccato. Ah, vediamo un po'. Ci tocca far questa. Ci tocca vedere il finale anche qua. Kill button, sì. We are going to do the same thing, but with the C team, with the Carlos team. We are going to kill everyone. It's terrible, well, it's something we have to do. Same thing. Ok. Nandato. Like there. What the hell is that? Oh. Attiva le torce. Bla 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 bla. Maria. Ah, sua sorella. His sister. Ok. Ok. Vai via. Dice go. Non farlo, Carlos. Premilo, Carlos. Push it, Carlos. Ovviamente. Per andare avanti nel gioco. Lo premiamo. È una scelta terribile, uccidere tutti. Carlos, why? Carlos, perché? Ma perché ha fatto sta cosa? No, Akane! Hai fatto bene, Carlos. You did good. Junpei. Hai dedicato la tua vita a salvare la gente, difficile per te. Ovviamente. Ma ciò che hai fatto... Basta. Dice Bob. Carlos. Stop. Carlos. Non ero io. Qualcuno ha preso la mia mano. Non dire che il diavolo te l'ha fatto fare. Mi ha fatto. Stress. È qualcosa seppellito dentro. Pessimo giudizio. È la parte di essere umano. Life experiences, le vite, esperienze di vita. Sta cosa è vera. Esperienze di vita l'hanno spinto a fare una decisione per sopravvivere. You made a wise decision. Zero. Zero. Evacuazione di emergenza. L'azione è giustificabile legalmente. Nessuno ti giudicherà per questa decisione.
I'm sure you would like to get out of here immediately. Esatto. I apologize. You all Smith sleep again. È una tragedia sto gioco. Cavolo, sono una tragedia. 19:29. Avete fatto come vi ho ordinato. Non dimenticatevi di aver ucciso gli altri. Perciò ricorderete tutto. I killed all of them. All of them. Tutti. Stiamo per vedere una brutta fine. Per tutta la gente qui dentro. Bon. Povero Carlo. C'è un pompiere, un firefighter che fa ste cose. Oh. Ci rimane questa scena. Eccoli qua. Koko wa. Questo è? Decontamination room. Brutta sorpresa. Cosa succederà mai? Cosa succederà mai? This is weird. È strano. Sono intrappolato in questa stanza. Mi domando. Questo button. Nanika. Pulsante. Tolgo la chat che vediamo meglio la scena. Moshikashite bokura kyoku o shinatteru njanai kana. Bangur no kusuri no sei de? Il cambio del braccialetto. Slavo. Non penso che. Non sanno cosa li aspetta. They. Everybody's going to die. Che tragedia. E dovrò vedermi sta scena una terza volta con l'altro team. Rendetevi conto che disgrazia. Lo sappiamo, sono morti. Lo sappiamo, sono mortissimi. Morti, ma non sepolti. Ok. Sono tutti vivi invece i nostri. Carlos, Akane, Junpei. Annunciamo i morti. Q team, Q, Mira, Eric. Diana, Fai, Sigma. Questi sei sono morti. Sei password saranno rivelati. Self, Rip, Lake, Bird, Twin, Old. Ok, Self, Rip, Lake, Bird, Twin, Old. Ok. Salvata. Soda, ore. Hai ragione, io. Sarebbe brutto se vi dimenticaste che avete causato le morti di altri. Che tragedia. Nandaka akkenai na. È stato veloce. Mettiamo queste password e potremo uscire. Esatto. Ma permettere, ci vogliono gli altri team. Giustamente. Non è colpa tua, Carlos. Ore wa kono 10 nen. Giusto. Volevo salvare tante vite. C'ha ragione anche lui. Ho lavorato duramente per questo. Leucrocloridium. Leucrocloridium. Ospina corde stellini. Cosa sono? Carlos, hai sentito?
Akane? Akane, cosa stai dicendo? Ikinari nani? Controllano sono le azioni, sono parassiti, ma veramente, sono parassiti Leocone. È come The Last of Us, cioè sono stato controllato da un parassito. Sono piccole parassiti lumache. Lumachine. Si attaccano gli umani? Ciao Mattia, grandissimo! Come va Mattia? Eccoci qua. Toxoplasma? Grande Kilgar è passato al secondo posto. È il momento Kilgar è in zona sganciamo una chiave gioco in questo momento. Grande Kilgar, sono contento per te. Sono toxoplasma ni ningen ga kansen suruto kodou ya jinkaku ni henkan ga iniettati con la toxoplasma gondi cambiano in azioni con personalità, hanno dei cambiamenti. Sì, ma non si è preso il parassita comunque lui. Prendi rischi, rallenta le tue reazioni, diventi molto sensibile. Carlos ha premuto il pulsante per qualcosa del genere? No. Non lo so, wakarimasen. Molto realistico dire... È più realistico che dire che sei possessato dal diavolo, poco sicuro. Un parassita che controlla gli esseri umani. Che mi sembra una soluzione che non ha senso. Diciamoci la verità. Ande Mattia. Hai gente in casa anche oggi, Mattia? È qualcuno da te? Anche oggi? Ecco qua. Il boss era questo. Era questo qua. Ok, mettiamo le password. Allora, le ho segnate qua. Self. Come il mitico personaggio di Prison Break, Don Self. Oh, Ri. Lake, lago. Lake. Bird. Questo è chiaramente Diana. Twin. Old, chiaramente sì, ma... Quindi Twin ha a che fare con Fi, vabbè. Vi devo salutare, buon proseguimento, grazie Coin, ancora un altro shoutoutino per te, troppo gentile, Coin, troppo gentile. Buon proseguimento di giornata. Siamo usciti, abbiamo vinto. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Ok, ciao Coin, grazie di tutto, grazie alla compagnia. E ringrazio ancora Mogami per il regalone, what? Veramente. Grazie ancora Coin. Carlos. Io non posso lasciare... senso di colpa. Ho fatto morire tutta quella gente. Ho fatto una promessa in un'altra storia che vi avrei salvato. Va bene, Coin. Va bene. Scrivi pure, che tanto ho Telegram aperto. Giana. Carlos. In pratica ricorda che li avrebbe salvati da qualche parte. Matteruyo! Just hang on! Tasuke ni iku kara na! I'm going to save you now! Ok. Vabbè, se va a sbattere la testa contro il muro non penso che salva qualcuno. Non era neanche un game over. Non so cosa ha combinato. Ci tocca vederla ancora un'ultima volta, dai. Sopravviviamo ancora una volta a queste tragiche scene di gente che muore malamente. Okay. Davvero, vi prometto che l'ultima volta dobbiamo vedere sta roba tragica, ma stavolta col Diana. Brutti momenti alle docce. Push the bot. Mi dispiace Diana, mi dispiace. Stiamo cercando di sbloccare il finale. We are going to unlock the ending of the game, the real ending. Ma no, Diana, no, non è questo. Diana, cosa hai fatto?
Giordano. Mi stai scherzando? Sacchi o mai va. Hokano team no minna o shinjiro. Hai appena finito di supplicarmi di credere agli altri. Che cosa hai fatto? Non lo so. Rispondimi, Diana! Answer me, Diana! Non lo so. Io non so perché ho premuto il pulsante. Non ancora. Cosa intendi? Nostro voto alle 13.30. Diana ha scelto C. Invece di andare con Piana. Sono chiesto perché. E adesso, non ricordo. Questa è un'altra linea temporale. Io non ricordo nulla, dice. Io sì. Non so perché quello che tu non sai, il mio pensiero prima è incasinata, è incasinatissima. Hai fatto una decisione saggia, hai sacrificato le vite degli altri per continuare la tua stessa sopravvivenza. È una reazione umana naturale, è un'evacuazione di emergenza. L'azione è giustificabile legalmente, sì. Non c'è biasimo da essere piazzato su di te per la tua decisione. Poi vorresti andarvene da qui? Che triste, però. Mi scuso, ma dovete dormire. E vediamo anche quest'ultimo finale Game Over, sicuramente. Temporaneo. Non è un bel finale allegro. La morte di tutti gli altri. Come è potuto succedere? Sogni piacevoli. Va bene. Quindi il finale? Ah, c'è! Eccolo qua, dicevo. Che scena, voglio vederla cosa succede. Voglio vedere cosa succede dopo questa brutta scelta che abbiamo fatto. Ok, tutti. Eccoli qua. Non sanno cosa li aspetta, sti poveracci. Dove siamo? Decontamination room. Questo è strano. Strano? Sono già stato intrappolato in questa stanza prima. Se lo ricordo. Brutta sorpresa per loro. Questo bottone. Lo stesso anche per te, Carlos. Si ricorda? Lo senti anche tu, eh? Non solo lei, lo sento anch'io. È successo qualcosa. Un po'. Sì, un'altra volta. Mi tolgo un attimo le cuffie perché abbiamo. Agghiacciante. Pazzesco, ragazzi. Che morti, tragiche. Meno male che l'abbiamo finita, Non ne potevo più di vedere ste morti, non ne potevo più. Troppo tragiche, ragazzi. Ecco qua. Benissimo, ci siamo, eh. Oi, jikan o tashikamete miro. Gozen 0 shi mawatteru. Hizuke ga kawatta. Oh, hizuke dake janai. Non solo anno, ma 2029, siamo nel 2029, auguri buon 2029 a tutti.
annunciamo le i morti. C-Team, Carlos, Akane, Junpei, tutti morti. Q, Mira e Eric. E siamo stati noi a farli fuori. Questi sei sono morti. Sei password saranno rivelate, ora le scrivo. Shift, Six, Ring, Eiji, Heart, Love. Ijo desu. Imperdonabile. Io non lo perdonerò mai. Ha un po' di ragione, eh. Ha un po' di ragione. Imperdonabile, sti morti. No. Eccole qua. Diana. Dimmelo ancora una volta. Non hai scelto di premerlo, vero? Non c'è di no. Frazione di secondo io. Qualcuno ha preso controllo del mio corpo. È mai successo prima? Magari hai sbattuto la testa, ma no. Non che io ricordi. Fai. Lo stai cercando di dire, Fi. La sindrome della mano aliena è un'esplicazione più sensata di quella del parassita. Alien Hand. Succede raramente. Il corpo calloso. La connessione dell'emisfero. Sfasa. Il cervello destro controlla il lato sinistro. Il lato sinistro controlla il lato destro. È vera sta cosa. Se la comunicazione è danneggiata, i lati sinistro e destro del tuo corpo vanno fuori sincronia. Come cercare di mettere una maglia con la mano destra a tirarla via con la sinistra, afferrare qualcosa con la destra e toglierla con la sinistra. Qualcosa di proprio strano. Quando la tua mano destra cerca di soffocarti, la sinistra cerca di fermarti. Ho visto dei casi simili quando è successo. Uno sviluppo interessante nasce con questa storia. Dov'è la coscienza umana? Il cervello sinistro o il cuore destro? Se la tua mano destra ti strangola, la tua sinistra cerca di fermarti. Vuol dire che c'è una parte di te che non vuole morire nel cervello destro. Ma se nel cervello sinistro ci fosse una parte seppellita dentro di te che ti vuole morto e ti chiede: vuoi vivere o vuoi morire? Se il dialogo è localizzato nella parte destra, ovviamente voglio vivere. È un discorso bello, ma un po' fuori di testa. Okay. Se il centro del tuo cervello è sinistro, allora ti diresti: sbrigati, uccidimi. Non c'è modo di sapere qual è il vero sé. O magari entrambi sono veri. Il potere del dialogo è più dominante. Hai mai considerato? Se il tuo corpo si dividesse nella sinistra e nella destra, dove sarebbe la tua coscienza, sinistra o destra? Entrambe le parti. No, fai. Cosa vuoi dire con questo? La sindrome della bocca aliena, la mia bocca parla da sé, al di là di quello che io voglio dire. Bella questa. Perché scherzi in un momento del genere? Ma lei scherza sempre in un momento del genere. Perché siamo in questa situazione che ho detto tutte queste cose. Come hai detto, non sembra reale. Sentire l'annuncio o leggerlo sulla telecamera. Se quei sei fosse: ciao Ferbus, come stai? Come stai? Spero tutto bene. Che porti oggi di bello? Alle 7, che cosa porti? Tutto bene, meno male, guarda, meno male. Grazie, seguite Ferbus, che è un bravo ragazzo, eh. Bravo streamer, simpatico. Veramente una brava persona. Farming 22, grande Farming Simulator. Noi intanto abbiamo appena vinto il gioco, ma sono quelle vittorie game over, purtroppo.
Dobbiamo inserire le password, ma si sa che abbiamo perso purtroppo qua. Cioè non è una cosa allegra, lei è distrutta. Quel tizio non sa niente, dice. Il cane è fortunato, sì. Bene, andiamocene, dice. Come ha detto Sigma, non perdiamo la speranza. È vero, dobbiamo mantenere la fede che loro siano vivi. Oh, ma grazie davvero, Fergus, grazie per l'invito, gentilissimo come sempre. Grazie davvero. Ed eccoci qua. Dato andiamo a mettere le password noi, vediamo se riusciamo a fuggire da questo mondo crudele. Shift, allora, le abbiamo ottenute poco fa, shift. Poi abbiamo Six, Ring. Poi cosa c'è altro? Vado un po', vado io, sto un po' con sé. Va bene, vai tranquillo Mattia, grazie di tutto, grazie per essere passato. E penso che sei anche a buon punto ormai con la top. Sei sicuramente in mitica top 10. Addirittura nono posto, incredibile Mattia, grandissimo. Ci becchiamo dopo allora. Allora, aspetta che mi sono perso le password. Sono scese. Abbiamo Age, Earth e Love. Ok, cuore. Chissà chi è cuore. E Love. E le password sono inserite. Fuga vicina. Manca davvero poco per andarcene dal gioco. Yes. Va bene, andiamo. Pam, pam, pam. E ora che succede, ragazzi? Che succede? Io non... Cosa è successo? Ma ha problemi la ragazza, problemi. Avete sentito che voce davvero? Wow. Watashi wa I can't go. Ok, è impazzita. Ecco lo zero. Ottima recita. È una strategia eccellente. Se poi stasera sei venuto. Sì, va bene, ci sarò, fermo. Ti seguo volentieri stasera. Con molto piacere, davvero. Tutto ciò che volevamo. Dice. Era che ce ne andasse. Perciò ci sarò, Fergus. Vedrai che passo stasera, sicuro. Per rendere realtà è successo nel modo più veloce. Ti sta dicendo che ha recitato. Bastava toccare un pulsante giallo e uccidere 6 partecipanti. Ma premerlo ti avrebbe reso un'assassina, una persona malvagia. E anche se tu fossi fuggita prima, dopo, in una corte della legge, sarebbe stato considerato sbagliato da un giudice della giuria. Perciò, per non renderlo così cattivo, hai finto qualcosa di geniale e semplice. Dovevi fingere di avere personalità multiple. Povera ragazza. No, no, dice. Per spingersi nelle personalità multiple nessuno ti avrebbe creduto. Per renderlo credibile dovevi fare qualcosa di non buono per te, rimanere indietro, giusto? Ed è per questo che hai rifiutato di lasciare e dice che ha finto. Sappiamo che Fi chiamerà un team di salvataggio al rifugio. Tu hai già visto tutto in anticipo. Povera Diana. Ci incontreremo ancora. Stabat Mater Dolorosa. Non so cosa vuol dire ma latino. Aspetto quel momento.
E abbiamo completato anche questa. Abbiamo completato anche questa. Game over. Mancherà veramente poco ormai il gioco. Devi vedere il flowchart. Vedete, non manca quasi nulla. Non manca quasi nulla. Abbiamo una sola stanza. Una sola stanza. Più le password che non abbiamo ancora. Ne abbiamo una su una sola. Volete da inserire. Non sono neanche sicuro che sia quella giusta. Andiamo avanti. E vediamo il Team C cosa ci si inventa per noi. Ambidex. Urca. Ambidex. Come quello di Virtua Last Reward. Reattore. Reattore nucleare. DAO, elettricità per anni senza un input extra. Come fai a saperlo? Ho letto nel manuale là. Ma veramente? Non penso che Zero volesse chiudersi in questo rifugio per anni. Ciao, Kla! Stavo per... un attimino, eh. Eccoci qua. Come va, Kla? Zero è... Non sappiamo ancora chi è. Siamo intrappolati. Abbiamo visto morire tutti negli altri finali. È il nuovo anno. 22 anni da quando Maria è nata. Quella chiavica di Gresco. Che schifo. Eccoci. È il peggiore anno di sempre. È la tua fidanzata? No. Mia sorellina. Ha 22 anni, non è proprio una sorellina. Unico fan in Italia. No, io non sono fan di Gresco. Mi rifiuto, mi dissocio. Era. Si è ammalato 10 anni fa. E sono sempre fermato dopo lavoro. Ecco qua, mi dissocio. Twitch, io mi dissocio da quanto è appena stato detto. Ogni... Ohio, buona mattina, buonanotte. È stato importante per noi. E ora, Nani. Hai ragione, dice. Guarda Junpei. Buon anno, Junpei. Grazie, Kla. Vediamo se si risolve. Volevo dirlo da 10 anni, ma non potevo. 10 anni che deve dirgli buon Natale. Non sono sicuro di sapere cosa vuoi dire. Junpei è peggio di Vampire. Junpei è... è come dire in friend zone della povera Kane. È solo un'amica d'infanzia. Davvero? Pensavo che avesse un appuntamento. Lui. In effetti, Carlos, non si dicono certe cose. Cos'è questo? Allora, se mi copi la frase, te la traduco. Se mi copi la frase che ti ho passato su Telegram, te la traduco. Team è il modo migliore per conoscere il tuo padre. Lavorare in squadra. Sei proprio un pompiere. Ma sore to shite da. Dai, anche te vediamo. Non possiamo rimanere qui per sempre, dice Carlos. C'ha ragione. Il diavolo ti può dare un destino che nemmeno puoi immaginare nei tuoi sogni più selvaggi. Come dire che il diavolo influenza il destino di una persona. È una frase. Come dire che ha esperienza. È un reattore. È un reattore. Ha ragione. Non so se farlo adesso, sta stanza, o se chiudere qua per oggi. Non lo so, veramente, non lo so. Hillary ha sempre ragione. Vediamo intanto se sono oggetti da recuperare per terra. Non vedo nulla per terra. Altro. Grazie. Vediamo se si risolve. Ok, non sappiamo se accederci. Vabbè, un reattore, ok. È un reattore nucleare, lo sappiamo. È quello che quando è esploso successe brutte cose. Counter, lo so, oggi la gente c'è, prima scrivevano anche in tanti, ce n'è di gente oggi, fidati di me. Ecco qua, è una chiave, è un buco, ok, il buco della serratura, vediamo cos'è. Scrivania vuota, possiamo accendere? Possiamo? Non si può accendere, no. Ma è un forno, Kla, è un forno.
Rimango ancora 2 minuti e vediamo se si sistema. Si è accesa, wow. Chiusa. Lavandino, c'è qualcosa dentro? Ah, una botola. Come pensavo, dice, come pensavo. Ok, sono bloccate dal freddo. Bisogna accendere qualcosa che riscalda, perciò. C'è uno slider, questo qui. Oh. Cos'è? No, non me lo fa usare. Ma non lo conosco, non so. Non so come funziona, ragazzi. Si è acceso, si è acceso. Testo, potenza non potenza, non abbastanza potente. Proviamoci. Ah, per ridirigere il flusso. Urca, questa sarà complicata, mi sa. Termometro, fa freddo, bisogna riscaldare. Io provo a vedere se questo si accende. Si è acceso, è pericoloso. No, pericoloso. Anche questo bisogna chiuderci. Ho capito. Basta bruciare le persone. Eh beh, un forno. Addirittura siamo in tre adesso. Là. Siamo in tre adesso, incredibile. No, vabbè, ma se siamo in tre non ha senso. Andiamo avanti, poi giovedì lo finiamo. Tanto manca poco. Lo so, non è vero che siamo in tre. Quello è il bello. Non è vero. È vero, però. Boh, vediamo un po'. Fatemi vedere se ci sono altre botole da girare intanto. Sì, appunto. Eccoci qua. Oh, sì, ce n'è un'altra. È chiusa. Ok, questa è chiusa. Lavandino. Possiamo aprire l'acqua? Non c'è niente da fare. È una bella stanza complicata, ma vedo che adesso è aperta questa, quindi. Ok, la luce è cambiata. Si apre? Ovviamente no. Si apre questa, bene, bene. È un puzzle. Ah, li conosco questi. Sono i famosi puzzle. No, questo qui non va bene. Neanche questo. Questo sì. Proviamoci. Potrebbe anche funzionare. No? Ok. Potrebbe anche funzionare. Ok. Non è proprio facilissimo. Ok. Anche questa potrebbe andare. No, questa no. Ok, sta iniziando. Sì, ha abbastanza senso. Questa però no. Questa sì. Questa. Viola. Viola. Si sta mettendo a posto, dai. Questa. Vediamo, dai. Ebbene, risolvere sto puzzle lo voglio fare. Puzzle. Vediamo. Dovrebbe essere... No, questa non è ancora a posto. Se sbaglio devo rifare tutto da capo. Quindi. Vedo... Ma dovrebbe essere a posto il puzzle. Mi sembra la scatola a posto così. Completato! Va benissimo, va benissimo. Abbiamo risolto. Sink Lung. Cos'è? Mettere nel lavandino. Va bene. Un'altra? Ma dove devo mettere? Questa. Ok. C'è anche qualcos'altro. Steel mold. Boh, sembra forma di chiave, ma non so dove va messa. Proviamo una di queste cose qua. Magari nel lavandino. È perfetta, dice. Devo guardare se c'è un altro lavandino. Se c'è un altro lavandino. Sì, c'è un altro, perfetto. Servirà, Questa cosa qua ha forma di chiave, ma non so dove va messa. Quindi, probabilmente devo accendere qualcosa. Penso anche di aver capito come. Non di qua, ma di qua. Proviamo. Dovremmo aver direzionato il flusso. Vediamo se posso. No, non posso. Ah, che casino, ragazzi. Questa è troppo gelida qua. Questa qua gira di qua. Magari girandolo di qua succede qualcosa. Sì, appunto, vediamo.
qui abbiamo questa, non si tocca, vero? Si apre, ok, la valvola principale. Non so dove va, va di qua. No, niente, è ancora spenta questa. No, si è accesa? No, si è spenta. Mannaggia, devo cercare di capire cosa devo fare. È un bel casino, ve l'ho detto, un bel casino. Abbiamo una specie di chiave. Questa, ma dove si accende? Non c'è gas. Perché metterla qua sotto neanche? Non ho idea di dove mettere questa. Però vedo che c'è un interruttore qua. Chiave? E non è una chiave questa? Devo tirarla via da qua, la chiave. È un casino. Se trovassi l'oggetto giusto, magari questo succede. Nulla sullo schermo. Forno. Secondo me, ecco, questa qua si può aprire, dai. Cos'è? Freezing extinguisher. Ok, bella cosa. Togliere il ghiaccio. Chiuso, ma se faccio così si apre. Vero? Si apre? Sì. Un blocco. Ah, è da mettere nel forno sicuramente. La chiave di titolo. Eh beh, quella è buona. Euro 3 fa un aggiornamento. A me ha fatto un aggiornamento Valhalla prima. Ha fatto un aggiornamento Valhalla. Speriamo non dia di matto. Esatto, giusto. Andiamo. Andiamo a accendere. Ah, prima allora. Frenzy Extinguish. Devo farlo sulle tubature. Che sono congelate. Lo so che va messo lì. Ma non so come riscaldare. Non so come riscaldare. Magari qua. Perché devo chiudere? È aperta la valvola. Non è che ce ne sono altre da aprire? Le valvole? È un bel casino, eh. Un bel casino. Non devi aprirla. Quindi adesso potrebbe essere aperto? Il gas. Perché non me la fa aprire? Dai. Il glass fluisce. Possiamo riscaldare ora. Se me la fai aprire magari. Possiamo riscaldare quindi. Niente, ancora niente. Questa è aperta? Non capisco, ragazzi, non capisco. Sì, non devo mettere nel forno? Ciao Andre, tranquillo, hai fatto bene, non ti preoccupare. Questo qui è per il forno. Non si può aprire, ma perché no? Non possiamo aprire perché è chiusa. Questo qui? C'è una porta, non c'è nulla dentro, mi chiedo cosa sia. Non capisco cosa devo fare, non capisco... Che ne pensi del titolo? Una super non chiudere? No, brutta. È proprio mi sembra una cosa triste. Mi sembra una cosa molto triste. Ok, l'abbiamo messo. Benissimo. Diamo fuoco col forno. Benissimo, ve lo vedete cosa succede. Possiamo accendere la fornace. Ma quindi come si accende? Dobbiamo accendere un fuoco. Ma come si fa a accendere il fuoco? Qua? No? Non so come dar fuoco. Cavolo, forse questo? Non abbiamo la leva. Ah, un bel problema. Proviamo da qua? No? Questo è per aprire le cose, abbiamo già aperto. Magari aprire l'acqua. Non esce acqua. La valvola è chiusa. Non capisco, veramente. C'è il solito pagliaccio. Lo so, lo immaginavo, ma vergognoso, guarda.
Cioè, come dire che lo fai solo per interesse e non per divertimento, per passione. Guarda, è una vera ammazzata su... una vera ammazzata scrivere una cosa del genere. Non si può, non si può. Vergognoso. Che non puoi usare gli utenti, davvero. Questa qua è accesa. Proviamo. Quindi abbiamo riscaldato da questa parte. È scaldato un cavolo, è tutto ghiacciato qua. Provo a vedere se funziona ora il forno. Ok, stiamo riscaldando. Possiamo riscaldare, dice. Magari questa. La valvola è aperta. Dove va la valvola? Va a vedere, va qua. Non funziona ancora, non capisco perché. La valvola va qua. E questa è aperta, vedete? Cioè, non capisco perché non va, dovrebbe andare. Abbiamo acceso questa. Ma non serve a nulla. Non capisco, ragazzi, non capisco, veramente. Cos'è che non ho fatto? Cos'è che non ho fatto? La valvola funzionante, non bisogna chiudere. Qua abbiamo già fatto tutto. Non penso che si è dimenticati qualcosa. C'è ancora questo, il puzzle, l'abbiamo già fatto, già risolto, già tutto risolto. Cos'è che mi sfugge? Cos'è che mi sfugge? Mi sembra strano bloccarmi qua, mi sembra strano. Pericoloso. Vabbè, non... l'acqua. Va qua. Se potessimo aprire l'acqua. Niente. Ancora niente. Incredibile. Questo qua è aperto? È già fatto. Vedete che non c'è... non capisco, non c'è nulla da fare qui dentro. Non c'è proprio nulla. Non c'è niente. Abbiamo fatto tutto. Non penso neanche che possiamo premere qua. La potenza è spenta. Interruttore spento. Accendiamolo? Non si può fare. Questo? Finché non abbiamo la pasta, il buco qua sotto. C'è pure giù. Lo so che c'è, lo so che c'è. Lo so benissimo. Ma non noi. Vabbè, allora io ho attivato questo. Gas. Dobbiamo accendere un fuoco. Non abbiamo niente per accendere il fuoco. Eh? Ah, una chiave, sì. Lo so che dobbiamo accendere il fuoco, ma non abbiamo niente per accendere. Ci serve del carbone, ci serve. Dove lo prendiamo? Dove lo prendiamo? Non c'è nulla, ragazzi. Possiamo provare questa stanza, è un mistero. Allora, questa qua è l'unica cosa che possiamo fare. Guida. Potenza insufficiente. No, non dobbiamo più toccarla. Nulla, vedete? Questo qua va qui, va qui, va qui. No, questo l'abbiamo già fatto. Non ci serve, non ci serve. Questo è inutile adesso. Dobbiamo guardare questo tubo qua. Ok, vediamo un po'. Questo tubo va qua. Continua ad andare qui. Vedete che va anche qui, ma non... non funziona. Perché dice che è pericoloso. Ma che cavolo. Pericoloso meno. Vedete, qui c'è il gas. Magari tirare questa leva qua dentro. Ma non cambia nulla. Non cambia nulla. Questa è accesa. Vedete che non si capisce, ragazzi. Non si capisce niente. Al momento sono bloccato. Chiamata in arrivo da 099. Okay. Alexa rifiuta. Chiamata in arrivo da 099. Alexa rifiuta la chiamata. Ma che cavolo. Ciao Kevin, sono bloccato in una stanza.
è l'ultima stanza che abbiamo da fare con Carlos. Abbiamo visto un sacco di robe pazzesche, Kevin. Incredibile, veramente. Oggi è successo il finimondo in questo gioco. Chiamata in arrivo da 099. Ho bisogno di consigli perché non capisco questa stanza. Ho una cosa per spegnere. Vedi, un estintore. Freezing fire. Congela qualunque cosa. Ma che cavolo. Chiamata di presunto spam. Ma che cavolo. Mi stanno bombardando di spam. Recupero. Sì, io intanto cerco di finire questa. Vediamo se ce la faccio. Questa qui è una stanza misteriosa. Cioè, una stanza dove c'è un generatore nucleare, non è proprio il massimo. E non posso farci nulla. E ho guardato dappertutto, Mi sto cercando di capire. Fin qui sto anche guardando un attimo. Poi vediamo poi. Un secondo. Questo è spento, l'abbiamo già fatto. Non possiamo aprirla? Possiamo aprire questa, veramente? Ma che senso ha aprire le porte? Non abbiamo mai aperto le porte in questo gioco. Infatti queste porte non possiamo farci nulla. Non possiamo entrare, ve l'ho detto, non possiamo entrare. Proviamo questo. È già aperta. È un mistero, ve l'ho detto io. Rapina, fratelli, mi unisco anch'io. Rapina 1000, vediamo un po'. Non riesco a capire, ragazzi, mi dispiace, ma... ho provato tutto. Mi toccherà interrompere e vedere una guida, non lo so. Non voglio. Sto cercando di guardare, ma non capisco, veramente. Ma non posso accendere... Ecco, ci vogliono dei fiammiferi, lo sapevo io, ci vogliono i fiammiferi. Non ce l'ho i fiammiferi. Dove si trovano i fiammiferi? Vedete, non riesco a trovare i fiammiferi con la cosa. Fatemi vedere un secondo. Non si vede mai. Fin qui niente. Fin qui l'ho già fatta, tutte queste cose l'ho già fatta. Ok, the switch. Ho già fatto tutto. Oh, mi open the yellow door. C'è un blocco che l'ho già fatto. Come la finestra? Ma non è vero, non c'è nessuna finestra. Ma non ci sono i... Scusatemi. Pavimento di fronte al pannello. Scusatemi. Non c'è niente, ragazzi, non c'è nulla. Si è buggata la strada. Ma dai, guardate dove erano. Non barare. Ma scusami, non c'era. Ho fatto tutto giusto, Andre. Non è barare. Ho fatto tutto giusto, dai. Però vedi che non li dava. Io sapevo che ci volevano dei fiammiferi o qualcosa per accendere, ma non lo faceva fare. Mettiamo tutto dentro. Oh, finalmente. Adesso me la gestisco io. Non ho bisogno di barrare. È facilissima sta stanza, ma non trovo le cose. Quindi, ora possiamo alzare la temperatura, veramente? Alziamolo. 0. Mi sa che devo premere quella là, devo premere questa qua, se me la fa fare. Niente succede. E allora? Allora, il termometro qua. Perché devo premere questa, probabilmente. Vi ricordate questa qui che dà energia alla parte destra della stanza? Dovrebbe funzionare adesso. O niente. Ho ancora i fiammiferi. Si sta riscaldando. Fire non sta finendo. Lo spegnalo?
Cavolo, è un mistero, ma dovrebbe essere semplicissimo. Sono stupido io oggi, non so perché. Dovrebbe essere tutto fatto. Ho usato i fiammiferi e fin qui ci siamo. O che devo metterli dall'altra parte, sti... Anche qua, wow. Ma l'avevo già fatto. Oh, abbiamo la chiave, benissimo. Sappiamo dove metterla. Sappiamo dove metterla la chiave. La chiave l'ha messa qua. Dai, andiamo avanti. Ho la sensazione che sarà lunghissima questa stanza. Wow, buttiamo giù. Oh, fantastico. Adoro questi enigmi. Abbiamo sigillato la stanza. Si accende? No. Si accende? Niente. Abbiamo fatto qualcosa ma non sappiamo cosa. Ok. Abbiamo fatto qualcosa ma non sappiamo cosa. Abbiamo mosso quella. Posso accendervi? Non posso accenderla. È già più... Va bene la temperatura adesso. Va bene la temperatura. Fatti vedere se posso accendere almeno questo. L'acqua non esce, ci vuole la valvola. La main valve. La main valve non è questa qua? Quella là che prima non si accendeva, questa qua. Niente. Cavolo, un bel mistero. Ci sarà qualcosa? Fatemi vedere, abbiamo aperto questo, abbiamo chiuso questo. È tutto chiuso, dice. La leva è tirata. Ma perché non va? Ma non ho sbagliato niente, è corretto, dai. Non abbiamo più i fiammiferi, vero? Aria calda. Non c'è più niente che possiamo far qua. Questa è chiusa. Questa è accesa. La porta questa qui si può aprire, no? Proviamo di nuovo a invertire questo flusso. Magari ci fa qualcosa, ci fa attivare questo. Questo forno qua. Non c'è niente, dice. E l'altro forno? Ricordate che c'erano due forni, c'era uno qua, uno di qua. Eccolo qua, questo qui. Non dobbiamo far nulla, dice. Stiamo scaldando la stanza. Benissimo. Ma se ci sono leve io non ne vedo però. Se sono leve io non ne vedo. Abbiamo attivato tutto, non capisco. Ecco qua. Fin qui l'abbiamo fatto, eh. Ah, abbiamo riscaldato questo! Che figo! Funziona ora! Prima non funzionava. Ma noi possiamo prendere questo. Oh, finalmente! E una! Sta fluendo giù! Beh. Guardate che roba! Quindi ora sta andando qua, benissimo. Abbiamo i cavi. Apriamo anche l'altro, apriamo anche questo. Dai che ce la facciamo. Guardate quanta acqua che abbiamo. Bello. Non si accende. Quindi cosa ci manca qua? O che c'è ancora qualcosa da premere. Prima era tutto ghiacciato, quindi magari troviamo ancora. C'è una valvola questa qua. Fin qui è corretto, eh. Fin qui è corretto. Non devo più toccarlo. È aperta la valvola principale blu. Abbiamo anche questa, probabilmente funzionerà. È pericoloso, mi dice. Ma perché? È tutto corretto. Forse abbiamo aperto questa porta? No. Devo capirlo. Avete visto? Abbiamo messo l'acqua. Fin qui ci siamo. È un miglioramento incredibile. Avere l'acqua che funziona. Va bene. Posso chiuderla? L'acqua esce. Teniamola su per un po'.
Fin qui ci siamo. Bene, l'acqua va qua. Dice, se i fili sono sommersi, che non è proprio il massimo della vita, entrambe sono sommerse, l'altra parte è nell'acqua, se accendiamo, si accenderà? Ma come si accende questa roba? Non capisco come si accende questo. Dovremmo avercela fatta. Qua? Dai, ce la possiamo fare. Questo è già acceso, tutto acceso ragazzi, è tutto acceso. Magari questa roba centrale qua può essere. Ah, forse lo so, forse questa qua è già on, non dobbiamo più toccarla. Proviamoci. Va a destra. Proviamo ora. Oh, finalmente l'ha fatto, finalmente. Si è acceso tutto. Lettere greche? Porco cane. Queste qui sono. È un altro di quegli enigmi là, brutti brutti. Oh no. Enigmi brutti brutti. Devo fare. Le conosco, le abbiamo già fatti diverse volte. Ok. Proviamoci. Questa qui potrebbe andare qua, sì. Speriamo che sia giusto. Questo è enigma per angolo. Sicla, è un enigma per te questo, assolutamente. Ah, devo girarle, chissà, vero? Così va qua? No. No. Così no. Così non va bene. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Proviamo qualcosa di più complicato. Ammazza. La Omega, la Omega. Ma non ha senso, B, questa qua. Potremmo metterla qua, ma non ha senso così. Non mi sembra una grande soluzione. Proviamo questa, questa qui la mettiamo qua. Inizia a rendersi più utile. Questa, ma al contrario, la giriamo, così. Fin qui ci siamo, eh. È un enigma per angolo, comunque sì, dai, non è proprio sbagliato. Ecco, questo qua, va bene. Io ci metterei anche la X. Ecco, fatto. Poi abbiamo l'Omega. Ci abbiamo quasi questa. È l'Omicron, è la dannata Omicron. Lo sapevo io, è tutto un Omicron. La Delta, l'Omicron. Che belle cose, ce l'abbiamo fatta, si spera. Siamo riusciti? Ma funziona. L'abbiamo fatta, si è accesa. Va bene, quindi ora clear. Ok, abbiamo chiarito. Andiamo a sinistra? C'è aperta anche questa. No, questi enigmi qua, cos'è sta roba? No. Ah, i laser, ho capito, i laser. Si capisce tutto, guarda. Ma così li devia? Sì, così lo devia. Ok. Quindi. Ma no, fallo deviare, così non si capisce una mazza, no, così non si capisce una mazza. Così, e vedete, no, così non ce la facciamo poi. Così non va bene. Così neanche. Ma così non si può toccare questo qua. Non ce la facciamo così, no? Proviamoci. Allora, questa qua. Proviamo a metterla qua. Non si capisce un tubo, veramente. Allora, pappa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allora, rosso, questa è giusta, questa qua, così va, così ha più senso, o così, aveva più senso così, mi sa, vero, aveva più senso così, quindi io questa qui devo spingere più giù, e dai che ce la facciamo, la rossa è nella posizione ideale. Questa sta su. No. È la blu che non va bene.
Questa mi sembra corretta, anche perché la rossa deve andare su. Questa qui probabilmente è corretta. Questa dovrebbe andare bene. Questa non si può spostare. Questo è complicato, eh. Fatemi provare. No, così non va. La blu va troppo su. Così dovrebbe... Ecco, la blu va bene. Manca solo la gialla. No. Manca solo la gialla. Come faccio ad andare la gialla giù? No. Vedete, ne ho 3 su 4, ma manca la gialla. La gialla non deve andare lì. Proviamo. Oh, andata. Con tanta fatica ci abbiamo fatta. Quindi, che succede adesso? Che figo, ragazzi. Che bello. Ci siamo. E direi di provare a fare una bella boss fight insieme per festeggiare. Ok. Cosa succede qua? Dobbiamo evacuare? Va bene, manca ancora qualcosa. Proviamo a aprire questa porta qua. No, non è questa. Attenzione, non è questa, ragazzi. No. Abbiamo congelato la bomba sottomarina di Crash. Più o meno. Adesso esplode tutto. Bellissimi i giochi, Crash. Quando compro il 4 lo porterò sicuro, ragazzi. Al 100%. Grazie a Dio, disastro avvertito. Evitato, dice. Benissimo, andate, dai. La porta aperta, cerchiamo. Wow, cane, cosa succede? Cane! Grande Andre, dai, ce la facciamo. E la stanza è completa, finalmente. Ok, vediamo un po'. Va bene. Ha perso i sensi. No, ma perché? Perché sta male di nuovo? Ma perché Akane sta male? Annunciamo i morti. Q-team, tutto morto. Tutti morti. Ok. Sono morti tutti quelli del team Q, va bene. Quindi noi possiamo vedere chi è vivo e chi è morto. E quindi ci dice che siamo 6 vivi e 3 morti. Ok. Le password saranno rivelate, ma non le segniamo, non ci servono adesso. Ai, kill, full. Dai che ci siamo a buon punto. Q-team, sono tutti morti. Guardate qua chi c'è, la gatta. La gatta, il sedere della gatta. Questa qui, la gatta è qua. Ma la sua testa, non c'è la testa. Ha perso la testa. Dov'è la testa della gatta, ragazzi? Dov'è? La signora dei limoni, grande boss. Dottara. Ecco qua. Siamo arrivati. Cos'è sto switch, dice? Cos'è questo switch? Akane. Sta dormendo fuori. Le regole della Big Game, ma veramente? A Big Game anche in questo gioco. E la Big Game era la legge, era il metodo di funzionamento dell'altro gioco precedente. Carlos e Junpei devono votare. Quindi se ti allei, sono le solite regole di Abigail, insomma, se ci alleiamo tutti e due, altrimenti se tradiamo sono 6 punti. Ma che senso ha? Avverrà eliminato quello che tradisce, buono. Quello che viene tradito. Avranno lo stesso destino. Che facciamo? Ci alleiamo o tradiamo? Diana e Sigma sono in disordine. Cazzo! Zero, dove ore di Zero? Ci vuole prendere per i fondelli, dice. Ovviamente. Allearsi o tradire. Tradimento. Siamo un voto a zero. Se avete altre risposte, dite. Carlos. Sonna no kimatte. Non è ovvio? Kantanna koto da. Testa a testa. Dobbiamo allearci due volte. So sareba
初期値の3点に6点が加わって俺たちの BP は揃って9点になる。Cioè dice, ce le diamo due volte e vinciamo. Daremo chiuscanai. Anche Yoga dice tradisce. Non te coach. Uretaci C team wa kono hea kara soto e. Socca. Sou da yo na. Uragiri o erabu merito nante nai daro. Esatto, esatto. Zero wa uretaci ni koroshiai o sasetai dake nan da. Esatto, esatto. Na. 投票の前に、まあ、ちょっと茜の様子を見てきてもいいか。Stanno combinando qua, sta combinando. Sospetta la cosa. Ce li amo solo con angolo, dice io. こいつさん昔から頭がすごくいいやつでさ。ちょっとでもおかしいと思うことがあると。Questa qui è la musica 999. でもとか。Inizierebbe a impazzire se ci vedesse. Come qualcuno che ha il doppio della sua età.だけどまだ小学生だった俺たちにはそんな金は不思議っつうが。Lei è strana. ある意味。Si spaventa. Angolo è andato a vedere il video di salsicciotti. Sì, ieri mi ha detto che gli hai mandato una bella foto. Io non so cosa gli hai mandato, ma era emozionato ieri sera. Molto emozionato. Eccolo qua. Ovvio. Ovvio, Cla. Vedi che l'ammette. Cla so che si ferma per strada a parlare con quelli che dicono. Ma ciao, bella gioia, come stai? Io ho deciso di proteggerla. Dai tempi di elementare che ci si protegge. Sto soffocando. I suoi amati conigli sono stati uccisi dai studenti delle medie che volevano divertirsi. Lei non l'ha presa bene. Quindi è una ragione per diventare una matta. Ma che schifezza. E c'è ragione. I salsicciotti dei conigli. Immagina i salsicciotti dei conigli. Vediamo com'è la top. Abbiamo un Andre Bonjo vicino alla top 3. No, Vioradai, sì, lo so. Kilga rimane secondo in zona chiave di Steam. Dai che si vince, ragazzi, dai che si vince. Mi ricordo che l'ultimo anno, ho perso la frase, un ricordo è rimasto impresso nel mio cervello. Quando ho visto l'ultimo anno, mi sono ricordato di quei tempi, non potevo. Dovete sapere che Akane non è tanto Santerella, era lo zero del gioco precedente, del primo gioco lei. Ha manipolato tutti per vendetta, per uccidere gli altri e per salvare la sua vita. È confusionario comunque. Il coniglio non lo mangio mai, ma che no, ma non si mangiano i conigli. Rapina 8000, ma va bene. Okay. Rilancio anch'io 5000, tanto è per divertimento la rapina. Nanda? Non pensavo di conoscerla così bene come credevo. E infatti non la conosceva, no, è diventata una psicopatica. Mi chiamo io, Tomotanda. E volevo sapere chi era. Coach gioca 10.000. Volevo sapere chi era. Sono andato a vederla. Carlos. Carlos, c'è qualcuno di cui ti importa, vero? Mia sorella? Ah. Esatto. Ah, tra l'altro, Kevin, se vuoi votare, siamo 2 tradimento e 0 alleanza al momento. Se vuoi votare anche tu, sentiti libero di dirci. Solo le persone si mangiano. Non si mangiano, non siamo mica dei cannibali noi. Forse. Io no, ma fa schifo il cannibale. Proprio mi disgusta come cosa. Devo tradurre. Ha fatto così, そいつのためにもここで死ぬわけにはやめてください二人で協力を選んでAllearci, まずはこの部屋から出よう stanza, c'hai ragione, シェルターからの脱出はその後で考えればいいよしそうと決まればさすがに cavolo come i tempi di Virtua Last World che bello citare il gioco precedente ma il signor Ed lo faceva lo so signor Ed aveva gusti all'Hannibal Lecter, lo sappiamo sta cosa, lo sappiamo. Timing. Andava cuoco Lecter. Dovevo inserire allo stesso tempo. Lo so, wakatteru. Forza, andiamo. Allora siete sicuri? Nessuno che vuole allearsi? Vogliamo tradire? E tradiamo allora. Cavolo, anche la musica di Virtual Last Reward, pure la musica del gioco precedente. No, la stessa scena, che bello. Ma dai, che bello, è una citazione al gioco precedente.
Abbiamo tradito Junpei. Pom 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 pom. Tutti i voti sono stati ricevuti. I risultati saranno messi nel monitor. Tradito. Ah, lui si era alleato con noi. Va bene, bene. Ma io ho visto la foto che mi hai mandato, Cla. Una roba allucinante. Abbiamo ucciso. Sodaro. Mi dispiace, sei morto. Abbiamo ucciso Junpei, ragazzi. Terribile. Comunque l'ho vista quella foto là, Cla. Assurdo, non ha senso. Fare delle emosina così. Omae no koto da. Tutto Akane o mamoru tamo. Akane, abbiamo protetto Akane. È quello che pensavo anch'io. Non mentire. I tre del team Q sono morti. Se altri tre muoiono, la porta X è aperta. È per questo che tu... No, io volevo proteggere Diana e Sigma. Ma lo scudo che protegge è diventato una lancia. È un casino, veramente. Lo scudo che protegge è diventato una lancia. Ti tornerà indietro prima o poi. Ti tornerà indietro, Carlos, lo giuro. Mi vendicherò di questo. Si vendicherà di noi. Assicuro. Perdonami, Junpei. Perdonami. Mi sa che ci ammazza lei. Mi sa che ci ammazza lei. Boss fight, ragazzi, boss fight. Come osi? Abbiamo ucciso Junpei. Carlos è in una... Poveraccio, è fra l'incudine e il martello. Con questa ragazza psicopatica, è un'altra psicopatica. Allora, lei è psicopatica. Junpei è diventato psicopatico a causa di lei. Immaginate che belle cose. Ed era così dolce. Era così dolce, lei. Questo ci mostra la sua vera natura, è una pazza. Ma non l'ha fatto apposta, voglio vedere anch'io chi è il poveraccio. Già. Ah, vabbè, te lo scriviamo, ma non lo conosci, sono sicuro al 100% che non conosci, Andre. Sono sicuro al 100%. Non hai mai sentito parlare, non è un utente del canale. Non è un utente, è uno streamer. Ecco qua. Diciamo che ci sono persone che chiedono l'elemosina invece di andare avanti a fare il loro lavoro. Dicono: io vado avanti solo se mi pagate. Cosa vergognosa, vergognosa. Per me veramente è l'apice della schifezza. Sì, ma tu manda in privato. Ok, allora facciamo una cosa. Prima di allearci, prima di andare avanti ad allearci, voglio vedere cosa succede se inseriamo il codice giusto che abbiamo inserito oggi nel box, nella scatola. E abbiamo il codice segnato qua su carta e penna. Voglio fargli vedere. Questo qua è 6140. Vedete questo qua? 6140-4091. Okay. È scritto a te. Sì, sì. Anche a te, Cla. Anche a te. Anche a te. 6140. 6140. 4091. Come no? Ma scusatemi, giusto? 6140. Come ho sbagliato? 4091. Perché no? Perché no? Fatemi riprovare. Ma ce l'ha detto. Certo, in questo finale, ragazzi. Certo qua. Scusatemi, ma c'è letto qua il codice, fatemi vedere. È possibile, è giusto il codice, guardate, ve lo faccio vedere. Andiamo un po' avanti. Qui abbiamo detto che non abbiamo voluto. Storia, ci racconta la storia. Non faccio spoiler per Kevin che si è già visto tutta la storia. Eccolo qua, 6140-4091. Ma cosa ho sbagliato, vedete? Ricordati quel numero. È corretto. Scusatemi, ma è corretto. 6140-4091. Perché non va? Può essersi buggato il gioco. Non può essersi buggato il gioco, ragazzi.
6140-4091, vedete? Questo qua è il codice dell'elmo. Non des... Vedete, dice. È il codice questo. Soizga douka shitano ka? Matte. Vedete? Sistema o kidou sma. 6140-4091. Non ho sbagliato niente. Ciao Kilgar, grazie di tutto. Un altro bello shoutout per te. Sei stato gentilissimo, Kilgar. Grazie ancora per essere passato. Grazie per la simpatia. Grazie per tutto. Allora, io riprovo. 6140. Provo a fare 4-0. Facciamolo al contrario. 1-9-0. 4-0-4. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Il codice è giusto, eh. Non capisco, mi dispiace. Vabbè, andiamo avanti al flowchart. Torniamo con Carlos alla big game. Stavolta ci alleiamo. Sono sicuro che Junpei ci ammazzerà brutalmente, conoscendolo. Voi te, ma si è alleato. Si è alleato in un'altra linea universale, quando noi abbiamo tradito. Non è la stessa, quindi lui non farà la stessa scelta, sicuro. Conoscendo Junpei, almeno stavolta non ci ammazza Kane, dai. Ammazza lui. Che bella situazione. Plim, 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 plim. Tutti i voti sono ricevuti. Allearsi, tradire, lo sapevo, ci ammazza, ci ha ammazzato. No, cioè, perché? Perché? Junpei, perché? Junpei, ma guarda, un grande disgraziato, ma noi l'abbiamo ammazzato prima, l'ultima volta, ma cosa stai dicendo? È la prima volta che giochiamo, gli dice. Più o meno. E siamo morti noi. Cosa sta succedendo, gli dice. Come potevo sapere che c'era un'altra volta? Junpei ha ragione, doveva essere la prima volta. E invece... Come facevo a sapere che ce n'era un'altra? Bella domanda. Ha dei flash lui, ma lo sappiamo già. Tradito. Traditore. Ti tornerà indietro per punirti, dice. Carlos, lo giuro, mi vendicherò di questo. Ok. Dice, disease, questa è... È come quando sono un incendio. Finora ho evitato i percorsi che portano a morte. Tu finora? Perciò magari posso. Non pensare male di me. Addio, a dopo. Disgraziato. Che disgraziato, veramente. Maria. Oi, Maria. Non è una bella cosa. Game over. Ok. Andiamo avanti. Spero che ci sia qualcosa, ma perché abbiamo finito tutte le stanze. Se non siamo bloccati, vedete? Dovrebbe esserci qualcosa di... Niente, non c'è nulla di nuovo. O inseriamo quella password là. Ah, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Si è attivato qualcosa, vedete che illuminato. Proviamo. Proviamoci, dai. Vediamo cosa succede in questa stanza. Ah, siamo tornati indietro. No. Solo che le persone... non ha molti amici, lei. Dice, non ha molti amici, lei, ragazzi. Lo sappiamo. Ha un flash, ha un flash. Vediamo cosa succede. Eccoci qua. Dove? Stai bene, gli dice. Era prima dell'AB Game?
Ho avuto un salto di coscienza. Che bello, ragazzi. Che bello. Suzukedemo ii ka? Oh. Sore de koutei no sumikko no hou de sabishisou ni hisa o kakaeteru koitsu no sugata o nandomo me ni shite. Dakara ore wa Akane no soba ni ite yarou to omotte Akane to onaji shiku gakari ni rikkoubo shita. E? So shitara aru hi kawaigatteta usagi ga 中学生 に遊び半分で殺されちまったんだ。 Un giorno suoi mi sta raccontando la storia. Ciao Revil, Revil, ma ti aspettavo di un giorno, infatti, ti aspettavo ieri che abbiamo fatto Resident Evil. Ed è andata bene, sono arrivato alla vasca da bagno e mi sono spaventato, ho aperto la vasca da bagno e sorpresa, mi è comparso il nuovo Jack. Penso di essere proprio l'inizio del gioco, Ma è bellissimo Resident Evil 7, non pensavo l'avrei mai detto invece. Comunque sta raccontando tutto ciò che ha visto, ciò che gli aveva raccontato Junpei prima. Siamo sempre alla fine ormai qua, infatti l'ultima stanza è disponibile, l'ultima scena è disponibile, non abbiamo altro, non possiamo fare altro. Sveglia, gli dice, sveglia. Qualunque cosa scelgo, succede sempre lo scenario peggiore, si ricorda tutto. Di cosa stai parlando, dice. Ecco la cane, è fatto, si è svegliato adesso. Junpei, Carlos. Lo so, è uno schifo ragazzi, come va Revil? Domani ti becco su Resident Evil. Riusciamo a farci una bella live insieme? Che sicuramente con i tuoi consigli sarei sopravvissuto molto meglio al... Ma dove devo andare? Cosa devo fare? Mi sono perso un sacco di volte in quella casa. Shift? Ha detto, hai appena avuto uno shift, vero Carlos? Space time, human internal fluctuating transfer. Bella inglese. Un fenomeno che la mente supera lo spazio e il tempo. È seriamente problematica sta parte, ragazzi. È seriamente problematica. Perché non ho idea di come si possiamo fare. L'abilità di mandare e ricevere informazioni attraverso i campi morfogenetici. Fantastico. C'è una versione più semplice di questa. Stai dicendo che qui ora veniamo da una storia diversa? La tua coscienza di sicuro. Time machine ni kaizou sareta kuruma de 自分の両親が結ばれる過去に行く。そういう映画知りませんか? Sai che film è? Ah. Cos'è? Quando vai indietro nel... immagina di andare indietro nel tempo quando si incontrano i tuoi genitori usando una macchina come... usando una macchina come macchina del tempo. Sai che film è? Certo che lo sappiamo. Il protagonista delle scuole superiori incontra sua madre e e rischia di non farla sposare suo padre. E la trama è quella, vero? Esatto. Lo chiameremo M, ragazzi. Riguardo la trama, all'inizio ha avuto successo a far sposare i suoi genitori, ma la storia è cambiata leggermente. Quando torna al suo tempo, suo padre è un famoso scrittore di fantascienza ed è ricco. Beh, l'abbiamo visto quel film. Immagino che la gerarchia si sia cambiata quando suo padre ha picchiato il bullo del vicinato. Vedi. Suo padre è diventato un figone. Ma hai notato qualcosa di strano nel film? Cosa succede a M che viveva in quella casa lussuosa? La wife con grandi doti. Non penso che la M di quella storia apparisse in quel film. Ci sono due tipi di storie sui viaggi nel tempo. È vero. Bello. Il primo tipo dice, c'è una sola singola storia. Non c'è il multiverso. Se qualcuno cambia il passato precedente viene resettato. Stile Terminator. L'altro è dove storie multiple esistono. Multimondi, vero? Multiverso, come lo dico io. È la più diffusa delle due opinioni. Il mondo e l'universo si dividono in branche a causa della decisione di una persona.
そういう設定です。ed è un setup。さて、さっきの映画の話。ci porta, perciò torniamo al film。まずは一本道の設定だったら。ci vediamo cosa è successo in questo percorso。この場合、現代に戻った M。cosa sta facendo M nel suo percorso? là, hai visto che sta parlando di ritorno al futuro intanto, visto?Tu prepara, e non, qui parlano di ritorno al futuro. Cosa sta facendo? Sta uccidendo, sta commettendo un omicidio. Ritorno al futuro, un omicidio? Come? Non me lo ricordavo diverso. L'M che vive in quella casa, chiamiamolo M2. M2 ha ricordi diversi e fantastici della sua vita.Magari ha incontrato una bella ragazza che gli piaceva, o ha vinto un concorso.数え上げたらキリがありません。そのすべての思い出が別の歴史の M 君の到来によって書き消されてしまった。M è venuto da un'altra storia. Wow. だけど、ma la storia è sparita. 貧乏な方の M の歴史は。è vero. 確かにその通り。Hai ragione. 世界から抹消されたのは quello che è stato cancellato nel tempo era la storia di M. しかし、M 君の頭の中に残っているのは。Erano quelli di quando lui era povero. Infatti, M2, la vita di M2 è stata sovrascritta. La via delle azioni che il protagonista M ha fatto per salvare la sua vita. È come uccidere qualcuno, non trovi? Sì. Ma non è un film sull'omicidio Ritorno al futuro, comunque.La prossima è l'ipotesi del multiverso. In questa situazione, la vita di M2 non è mai stata cancellata. Il mistero rimane. È vero, è vero. Dove è andato M2, la versione che si ricorda e che poi sparisce? E vive nel suo mondo, nel suo universo. Dove è andato? È quello che mi chiedo anch'io.M dash君が主人公の M 君がタイムマシンを使ったあの日、同じように何らかの理由で過去に遡ったのだと、e va indietro nel passato、そして主人公の M 君は逆のことをしてしまった。逆のこと？cioè、父親がガキ大将を殴るのを阻止してしまったんです。で、現代に戻る。そこは貧乏で冴えない主人公の M だった世界だったと。つまり2人は入れ替わってしまったっていうのか。そう考えれば辻褄は合います。悲惨だな。何がですか？ M ダッシュの境遇だよ。一本道の場合も多元宇宙論の場合も、se ottiene la parte peggiore dello scenario, è già lui da ricco che era, si torna a vivere una vita povera, poveraccio. Brutta vita, vita infelice, sì sì. Esatto. Ma è difficile da dire, Carlos, è difficile da dire. Carlos-san, il tuo caso è identico. Nani? Cosa? Nani? Carlos-san no ischi va. La tua coscienza viene da un'altra dimensione, potrebbe, e ha preso parte del tuo corpo. その代わり、もともとあったカルロスの意識は、è andato fino altrove. Si sono scambiati la coscienza, giusto? Ah, è quello che è morto, quello ucciso da cane. Un altro me in un'altra storia? Sì. Non arrabbiarti, dice, non arrabbiarti. Shift とはそういうものだと割り切ったんです。Devi accettare che è questo che fa lo shifting. Ha shiftato, ragazzi.だけどアカネ、どうしてカルロスがシフトの能力者だって分かったんだ？カルロスさんは死神が待ち構えている道とそうじゃない道が分かると言っていました。それでなんとなく。Infatti è morto un sacco di volte。俺が18の時、家が放火魔にやられた。その時に両親を亡くしたんだが、妹のマリアだけは救出できた。だけど。Ma non è stata una fuga pulita. Maria è finita in coma. Brutta cosa. Il suo primo pensiero è avvelenamento da monossido di carbonio. Che triste, ragazzi. La sindrome di Reverie. Zitto yume o mite iru ka no youni. Voglio vedere un attimo che punto sono. Frammento. E siamo a questo punto qua, non sappiamo cosa succede. È un bel percorso, però. È come se uno stesse sempre sognando. Ed è quello che è successo a tua sorella.
Se è una scena lunga, eventualmente la riprendo giovedì. Mamma mia, sto gioco fa venire depressione. È deprimente. Allora, Junpei finisce in un mondo, ragazzo che vedete, finisce in un mondo dove diventa un anziano, e alla ricerca di Akane, ma la trova da vecchia, e ormai il mondo è stato distrutto. Akane passa tutta la vita a cercare di rimediare un errore, e quindi col mondo distrutto, e quindi finisce, continua a fare giochi, diventa lei praticamente una mezza malvagia, ma per fare una cosa giusta diventa malvagia, tradisce tutti. E Carlos non sappiamo, perché Carlos non esiste tecnicamente, ti lascio questo. Quindi insomma è molto triste, molto triste. Va bene. Ok, scusatemi. Porco cane, scusatemi, mi sto accadendo la cosa. Allora. Che andiamo avanti la prossima volta. Andiamo avanti. Giovedì lo finiamo il gioco comunque. Come potete vedere, non manca niente, ormai manca pochissimo. Perciò vi invito, come sempre, vi ringrazio per la giornata. Vi invito a seguirmi su Instagram, su TikTok, poi su Discord, Telegram, se volete, si chiacchiera, o è anche un canale.